Buonasera cari amici spettatori e benvenuti a questo nuovissimo house tour. Buonasera. Siamo qui in questo piccolo comune, che in realtà è grande, per far vedere questa piccola casa. Vediamo a vedere come si chiama? La casina. La casina, sì, esatto. Possiamo andare giusto qua fuori all'interno, oltre ad avere un grande giardino che non si vede perché è buio. Abbiamo questo bel tavolino in pietra con delle grandi stelle e questa bella panca. Tra l'altro, quindi io direi di spostarsi all'interno. Esatto. Bello tutto, eh? È molto piccola, quindi sarà molto veloce. Sarà il video più veloce del canale. Entriamo. È il compleanno di Vincenzo, 18 anni. Facciamo un applauso a Vincenzo. Auguri, Vincenzo! Grazie, ragazzi. Fatti una pista di neve. Ero drogato. Alla nostra destra, all'entrata, possiamo avere questo bel camino. House tour, che si apre in questa maniera, dove ci si è fatta la brace, ora si richiude perché il peso poi mi ammazza. Alla nostra destra abbiamo un bel banco. Che aspetta, abbiamo... destra quale destra? Destra mia, però okay. Sinistra. Quale destra? Quella destra no. Luce. Allora... bel banco di lavoro con sopra questi compartimenti per sistemare tutte le cose. È anche molto spaziosi. E qui abbiamo sì un grande mixer perché abbiamo fatto serata karaoke. Ero attirato su tutto. Ero, ma che fai? Ma perché il mio telefono? L'ho trovato. Perché abbiamo il lavabo, doppio lavabo. Grazie. Intanto fanno gli auguri a Vincenzo, ragazzi, è il 18esimo. Poi abbiamo questo bel tavolo all'ingresso. A destra, non sappiamo il perché, ma abbiamo un bel biliardino che stasera è utilizzato come porta roba. Come si dice? Guarda roba. Poi arrivati qui c'è una specie di come si può dire? Living room. Dove abbiamo questo bel cassettone. Open space. C'è un po' di roba. Non sappiamo che cosa. E il frigo qui che facciamo vedere anche, dai, abbiamo. C'era la gente, non abbiamo fatto vedere il piano cottura con tutta la pasta avanzata. E il frigo sempre ben abbondito. Acqua. Ma qui ci sono i bicchierini da sciottino, ragazzi, perché non li abbiamo usati? Per cosa? Per lo spumante. Esatto. Poi abbiamo qui questo piccolo divano. Dove dormiremo? Che è utilizzato seriamente. Fai vedere quel piccolo divano. Questo piccolo divano perché è utilizzato. Cioè, se è il divano, quando questo aprendolo diventa un divano letto. Lì, piccolo. Piccola TV, due condizionatori, dai. In quest'altra stanza abbiamo il piccolo bagno. Occhio, il bagno che se c'è. Ah, si è bloccato. Bro, che è successo? No, vai, si è bloccato, difficile. Chi ci andavo? Io. Lo sapevo. Ecco, incazzavo, il proprietario incazzato. No, sei sistemato, c'è solo un po' d'acqua per te. E un po' di puzzo di merda. Apri il bidet, fai vedere. Apriamo il bidet un attimo, quindi su possiamo? Veloci. Chiudi! Super sì, si bagna tutto. Qui abbiamo la piccola cosa. La doccia. Il bidet. Qui abbiamo invece il lavabo. Io senti chi era. Poi Tyson! Fighissimo. Vai, andiamo fuori per fare. Chi è? Dai bagno. Ok, andiamo fuori. Non mai facciamo agganciare. Non riesco a aprire. Credo si faccia così. Appunto. Bene, video corto ma bello perché è stata una bella casa. Io vi ringrazio per aver avuto questa disponibilità a guardare questo video, perché è un video di merda, lo facciamo noi così a Catriani giusto per fare qualcosa. Alla prossima. Devo tirargli una manata.